Questa bella immagine della vite e i tralci. Gesù dice: chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. E questa immagine, pensate di questi due estremi, immagine, no? Un tralcio staccato dalla vite non ha futuro, non ha più alcuna speranza, non ha fecondità e non gli resta che seccare ed essere bruciato. E no, di pensare veramente che tante persone non vogliono pensare più, no? Pensa al quale morte spirituale, se una persona sarebbe destinata come cristiano, se non rimaniamo uniti a Cristo. Se si pensa per Benino fa spavento. L'altro giorno, no, cioè, Paolo Magione, c'è un barista lì, no, che è un tipo che: ma io ci vado all'inferno. E dopo, qualche volta di sentire questo, qualche volta, due giorni fa, quando ha detto questo un'altra volta, quello Fausto, no? Ho detto a lui, Fausto, lui tipo di ride a ogni cosa. Ha detto che sarebbe meglio di scoprire esattamente com'è l'inferno prima di andarci, perché dopo non puoi cambiare vita. E la moglie ha fatto... Comunque, tante persone prendono la vita così, non serie per niente. Cioè, non conta, sai, ti dico un'altra cosa. Una volta ho comprato questa rivista, piccola rivista per la televisione, ho dato centesimi, 50 centesimi. Ha preso quei centesimi, ha buttato quella cosa dove si butta il caffè dopo usato. Ma centesimi, mamma! Lui più o meno vive la vita così. E io ci vado all'inferno. Allora, spero che ha pensato un po' di ciò che ho detto. Meglio scoprire com'è la storia prima di andare. Comunque, questa cosa che un tralcio che si secca, no? Staccato da Dio è una cosa forte che... Perché anche, cioè anche se tutte le persone applaudono noi, abbiamo tanti beni terrestri, e anche se facciamo tante belle cose, no? Ma che significa se non è unita a Gesù, no? Perché il dolore, anche come dicono i santi, più doloroso nell'inferno, è la confermazione della scelta di non voler essere unita con Gesù. E perché anche i cattivi qui sulla terra sono circondati da Dio, nonostante che non neanche credono in Dio. Ma per amore Dio conferma quella scelta alla morte, e quelli che hanno scelto di non essere uniti a Gesù, Lui conferma quella scelta per l'eternità, e la separazione totale, e quello è il dolore molto più forte che tutti i fuochi messi insieme. E così, ecco, come possiamo rimanere uniti a Gesù? No? Di essere questo. Certamente bisogna credere in Gesù, però quello non basta. Come sappiamo bene, la fede deve influire sulla dimensione concreta della nostra vita. Dobbiamo cioè di vivere conformi a questa fede, mettendo in pratica le parole di Gesù. Ecco, non è facile. Perché così non possiamo trascurare anche quei mezzi, no? Quei mezzi che Gesù ci ha lasciato, e la Chiesa, i Santi ci spiegano bene. Ho letto l'altro giorno, parlando dei Santi, la Chiesa, di cose che... L'altro giorno ho letto, per esempio, nel diario di Santa Faustina, che ha detto una piccola frase che non ho mai pensato. Ha detto che lei ha una grande ammirazione a San Michele Arcangelo, perché lui era il primo di aderire totalmente a Dio e non aveva nessun altro modello. Mentre noi abbiamo i Santi, abbiamo Gesù, tante belle cose, mentre lei ha detto che ho tanta ammirazione a San Michele Arcangelo, totalmente con Gesù, Dio, nonostante che non c'era nessun santo da seguire. Interessante quello. Però noi abbiamo tutti questi, e così anche vorrei, anche come voi sapete bene, tutti i mezzi che il cammino propone, tenete bene a quelle cose lì,
esempio, no, la 15 minuti di preghiera in silenzio è molto importante questo, molto importante di approfondire il rapporto con Gesù, è veramente importante. Io non so se, come dicono tutti i vostri catechismi, ma posso dire che è come anche i santi che qualche volta quando non si riesce per 15 minuti, in particolare quando sei da solo, di concentrare tanto bene, per me io prendo un libro molto spirituale che mi aiuta di stimolare queste cose qua. Come sapete, l'ultimo anno stavo usando il diario di Santa Faustina, ma ci sono. Ma un libro che ci stimola i pensieri spirituali, no? Aiuta. Però di fare come lezione divina, che è piuttosto molto semplice. Lezione divina è molto semplice. È come di leggere una volta una cosa della Bibbia o qualcosa, e poi leggere di nuovo più lento, e leggere ancora la terza volta ancora più lento, e lasciare penetrare. Ecco quella parola. E così, ecco. Per esempio, nella preghiera, per esempio, quando fate la preghiera silenziosa, bisogna far lavorare, no, la mente, la volontà e il cuore. Far lavorare tutti e tre. No? Per esempio, la mente, riflettete sulla parola, no, che si sceglie per la meditazione. Con la volontà di forzare, di fare dei propositi su quanto avete pensato. E con il cuore amate quanto promettete, in modo che lo possiate eseguire spinte da questa ardente fiamma che è l'amore. Ecco, questi tre volti così metti in pratica in questa preghiera. Per esempio, quando si dice, per esempio, se volete meditare sul Padre nostro, ma guarda, si può. Quanti santi, io leggo diversi santi che quando hanno detto le prime due parole del Padre nostro erano in ecstasia per 2 ore. Padre nostro. Era proprio fuori per 2 ore. Cioè di pensare che quanto Dio Padre ci ama, il nostro Babbo in cielo, di capire quanto è così come quel Babbo che non si può immaginare quell'amore, che il paradiso. No, è la gioia che non possiamo immaginare di vedere il volto di Dio. E poi anche con quella è come la parte della mente, ma poi di spronare la volontà, per esempio nel Padre nostro, ma se Dio mi vuole tanto bene, come posso io controcambiarlo con tante offese, tanti peccati? Non posso continuare così. E pensate quali sono i principali nostri vizi, eccetera, eccetera, per poter, se io amo Dio, voglio togliere quelle cose che fa male a Lui e anche la mia unione con Lui. Così ecco, questo di avere questo colloquio di amore con Dio, di arrivare come veramente un amico migliore, il nostro amico migliore. E l'altro giorno c'era un gruppo con cui stavo. E abbiamo fatto alla fine di un po' di parlare delle cose per stimolare un po' il gruppo semplice. Il responsabile ha suggerito che ognuno racconta un po' come è andato la Pasqua, no? E alcuni hanno detto è andato così, ha fatto una cena, quest'altro, 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 no? E io ho detto, certamente io ho una vocazione diversa, va bene, ma. Io ho detto che, ok, va bene, ho fatto una messa a mezzanotte, poi 3 nella mattina, però ho detto, al di là di quello, ho detto molto semplice a loro che guarda, quando si fa una bella preghiera ogni giorno, anche un'ora santa ogni giorno, mi rendo conto che ogni anno veramente la mia Pasqua è sempre più bello, perché quel rapporto che non si può neanche mettere in parole, non si può neanche esprimere. Questo rapporto intimo con Gesù cresce, così la Pasqua è sempre più bella ogni anno. E mi meraviglio un pochettino, io vi dico, tanti volte, più che il mio rapporto con Gesù cresce, e più che c'è un pochettino di tristezza, quando quasi tutti nella confessione
parlano di con questa persona, quest'altra cosa, quest'altra cosa, e quasi nessuno parla dei peccati con quel rapporto intimo con Gesù. Per esempio, indifferenza, ingratitudine. Cioè, pensiamo tante volte dei peccati esteriormente con orizzontale, ma pochissime persone si confessano i peccati verticali, il nostro rapporto con Gesù. E poi anche queste cose che Gesù dice che porta molto frutto, e lui non ha detto soltanto frutto, molto frutto, che significa veramente tanto, 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 e vuol dire non poco. Però di nuovo dipende dalla nostra unione con Gesù. Mi ha colpito tanto quando diverse volte ho letto nel diario di Santa Faustina e anche in quel libro che la Chantal mi ha aiutato a tradurre un po', di quella suora in purgatorio, che diceva molto molto semplice, molto chiaro, che tante volte magari, soprattutto magari per un sacerdote o voi catechisti, che tante volte magari certamente si dice catechismo, si fa questo, 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 ma mi piace tanto queste parole diritto al cuore, quando dite molto chiaro: tu aiuta gli altri soltanto fino al punto di questo Vangelo di oggi, soltanto fino a quel punto che sei unito a Gesù, soltanto fino a quel punto che tu hai quell'unione con Gesù. Se tu puoi parlare eloquentemente e tante altre cose, ma se la tua unione è poco, i frutti sono poco o niente. Infatti mi è piaciuto ancora di più che hanno detto in questo modo, che l'unica cosa che arriva alle altre persone, anche queste per i genitori e i figli, è quello che trabocca dalla tua unione con Gesù. Se tu hai soltanto abbastanza per te, niente trabocca e niente arriva ai vostri cari. L'amore, l'unione con Gesù deve traboccare, è quello che arriva agli altri di fare veramente i frutti. E così, ecco, anche qualche volta di santificarsi, no? La parola di santificarsi, questa frase per oggi, per tante persone, come Daniele diceva un po', può sembrare un anacronismo, un'inutilità o un'utopia, no? Per esempio, quello che ha detto questa cosa qua, che si sente purtroppo oggi, Gesù sì, la Chiesa no. Ma come avete spiegato molto bene, certamente è totalmente contrario alle parole di Gesù, ma anche la Chiesa è il corpo di Cristo. Tu vuoi amare soltanto la testa e buttare via il resto del corpo? Cioè, non funziona. Tu devi amare tutto il corpo. E certamente una delle sfide più forti è che tante volte quando le membra dentro quel corpo non vivono la loro vocazione bene, però è sempre il corpo. Io dico alle persone, quando hanno difficoltà di amare certe persone, io dico molto semplice. Allora, le persone simpatici, ama Gesù risorto. Le persone antipatici, ama Gesù crocifisso, ma tutti e due sono Gesù, amate. Comunque, e così anche in questi tempi presenti, parlando di diventare santi, no? Del resto della verità, che siamo tutti chiamati alla santità. 2000 anni fa San Paolo diceva che chiaramente che la volontà di Dio per tutti i cristiani è la santificazione. Santa Teresa d'Avila, dottore della Chiesa, è certa che ha detto che chiunque, anche preso dalla strada, può arrivare alla più alta contemplazione. E poi il Concilio Vaticano II dice che tutto il popolo di Dio è chiamato alla santità. E queste sono voci sicure, non dicono bugie. E così ecco la conseguenza di questa unione e di rimanere uniti a Lui. E poi voglio dire anche questo, guarda, questo è importante anche per voi, noi oggi con tanti da fare e direi ancora di più per quando si fa tante cose. Okay. Va bene se si fa tante cose, ma guardate, è molto bene di distinguere qui, ecco, che cos'è attivismo e che cos'è di essere unita a Gesù. Importante questa cosa qua. Perché si può cadere facilmente in questo
errore, attivismo, attivismo, opere, opere per il bene degli altri, senza aver tempo di considerare se sono in tutto e per tutto uniti a Cristo. È un errore. Si crede di portare frutto, ma non è quello che Gesù, che in te, Cristo, che te potrebbe portare. È molto importante sempre di cercare che cosa Dio vuole, di essere unito a Lui. E poi di fruttare i frutti che durano, perché più che una persona è unita a Gesù, si sente anche questi dei santi. Tante volte sono così unita a Gesù che anche un piccolo sorriso fa convertire le persone. Un piccolo gesto si converte, perché sono così unita a Gesù. E poi l'ultima cosa che voglio soltanto finire con questa cosa che avete parlato, della potatura. Perché Dio ci ama, e non è facile, perché quando si potta si piange, come anche la vite esce un po' della limpa, però fa molto più frutto, una lacrima, e ci vuole queste lacrime per portare i frutti, perché anche egoismo ha le sue leggi di amore, ma producono solo rami secchi e spine, eccetera. E così anche se crediamo di amare, ma il nostro amore si riduce in un scambio orizzontale per tante persone oggi, di favori, un commercio di beni, siamo come i bambini che giocano allo scambio di figurine, a nulla arriveremo se non all'ingombro di rami secchi. E così, ecco, chiediamo per questa grande grazia di rimanere uniti a Gesù, la verità, e anche di non, come voglio sempre dire, perché siamo circondati di questa cosa qua, che tante volte si crede di essere in Gesù, che è la verità, ma invece tante persone proprio nel relativismo, e perciò non siamo uniti a Gesù, che è la verità. E così anche chiediamo per questa grazia di accettare come bambini quando Gesù ci porta, anche con le lacrime di chiedere magari Maria di tenere la mano ai piedi della croce per poter dopo portare più frutti e di sempre ricominciare e come Simone diceva, Dio è più grande della nostra piccolezza. E mi piace anche tanto che nel diario di Santa Faustina, lei ha detto, Gesù ha detto a Santa Faustina, il più grande è il peccatore, il più diritto ha della mia misericordia. Mi piace quello. Il più grande il peccatore è, il più grande ha il diritto della misericordia di Dio. Questo è bello, di ricordare per ognuno di noi che se sentiamo qualche volta molto giù, molto peccatori, abbiamo più diritto alla misericordia di Dio per ricominciare di avere quell'unione con Gesù. Oh Gesù, aiutaci di rimanere sempre più uniti a Te, di perseverare in tutte le cose che ci offre la Chiesa e il cammino, nella preghiera, nelle lodi, nei vespri, preghiera silenziosa, la messa, la confessione, per poter sempre seguire Te e anche di rimanere unita alla Chiesa, che ci aiuta di Gesù ha detto che si fa molto frutto di rimanere in Cristo e Cristo è la verità, per poter non cadere nel relativismo, che ognuno fa la verità secondo la testa sua, e così non siamo più nella verità, come è scritto nella seconda lettura, con i fatti e nella verità l'amore. E così nella Chiesa, approvata della Chiesa, eccetera, ci aiuta veramente di essere unita alla verità spiegata dalla Chiesa, per poter veramente portare tanti frutti per noi e per tutti gli altri e tutta la Chiesa. Preghiamo. Ascoltaci, Signore.